In inverno è molto più facile che avvenga il riacutizzarsi di dolori cronici, dolori alle articolazioni, dolori muscolari, così come è anche più facile che ci sia una maggior acutizzazione appunto di artriti, artrosi, ed è anche più facile per gli sportivi infortunarsi a livello muscolare, soprattutto se non si fa un adeguato riscaldamento. Ecco, a questo punto, se si devono usare degli antinfiammatori, in realtà sarebbe meglio, prima di arrivare al farmaco, usare delle sostanze naturali dotate di effetto antinfiammatorio. Senz'altro possono essere molto utili quei gel e quelle pomate, per esempio a base di capsaicina, che avendo un effetto termico aumentano il flusso sanguigno a livello della zona lesionata, della zona dolente, e favoriscono quindi una rigenerazione più accelerata. Altrimenti anche creme con dei principi attivi come l'arnica, la calendula, l'ipericum, che sono dotati di un notevole effetto antinfiammatorio. Poi sempre a livello naturale possiamo assumere degli integratori a base di MSM, cioè il metilsulfonil metano, che è particolarmente ricco di zolfo, e questi gruppi sulfidrici sono importanti per rafforzare le articolazioni, soprattutto a livello della cartilagine. Lo zenzero è dotato di effetto antinfiammatorio. In alcuni studi si è visto in grado di ridurre il dolore al pari degli antinfiammatori, cioè dei cosiddetti FANS. Anche la curcuma, tra l'altro, sia l'MSM che dona questi gruppi sulfidrici che la curcuma aiutano anche a disintossicare il fegato. Questo perché lo zolfo è un potente disintossicante per il fegato e la curcuma ha un effetto antiossidante che in maniera specifica aiuta il fegato a fare meglio il suo lavoro contro le tossine. Qualora però questi approcci non bastassero e si dovesse ricorrere ai farmaci antinfiammatori, ovviamente la prima scelta deve essere sempre quella che riguarda le pomate, le creme a base di gel, eventualmente, proprio perché permettono un'applicazione topica e quindi una minor quantità di farmaco che viene assimilato. A volte però i prodotti topici non sono sufficienti a alleviare un dolore e si deve ricorrere invece alle terapie, alla somministrazione peros per bocca o addirittura iniettiva. Ebbene, in questo caso il fegato senz'altro è maggiormente, diciamo, sollecitato a un lavoro di disintossicazione, perché questi farmaci sono abbastanza pesanti per il fegato e quindi è bene sostenere il fegato durante la terapia con questi farmaci con degli, diciamo così, integratori disintossicanti. Tra quelli più efficaci proprio per aiutare il fegato come epatoprotettore annoveriamo per esempio il cardo mariano, particolarmente ricco di silimarina, che è un composto ricco di flavonoidi che tramite la sua azione antiossidante evita la lipoperossidazione delle membrane dell'epatocita, cioè della cellula del fegato, che così può esercitare meglio, senza danni, la sua azione disintossicante. Un altro prodotto integratore molto utile al fine della disintossicazione è il glutatione. Un tempo il glutatione in effetti era forse il prodotto più prescritto a scopo disintossicante, ma veniva prescritto soprattutto per via iniettiva, perché essendo un tripeptide, praticamente una proteina, veniva digerita a livello dello stomaco e perdeva la sua efficacia. Adesso invece sono disponibili, proprio come integratore, delle forme sublinguali. Dal momento che il glutatione passa agevolmente a livello della mucosa della bocca, quindi questo diventa un facile modo per somministrare il glutatione, che è assolutamente un ottimo disintossicante e antiossidante a livello epatico. Anche il carciofo, grazie alla cinarina, esercita una potente azione disintossicante anche tramite la sua azione colagoga, che fa sì
che venga secreta maggiormente la bile, e la bile porta via le sostanze tossiche che poi vengono eliminate, diciamo, tramite le feci. Ovviamente anche l'alimentazione deve essere un'alimentazione più leggera, un'alimentazione disintossicante, privilegiando la frutta e la verdura, e anche un'attività fisica moderata, stimolante la sudorazione per eliminare appunto queste tossine. Molto utile in questo caso è anche la sauna, soprattutto la sauna a raggi infrarossi, che favorisce l'eliminazione delle tossine, ma tra l'altro è stato dimostrato che ha anche un notevole effetto riducente il dolore. Un'altra sostanza che recentemente si è vista essere utile durante le terapie farmacologiche, in questo caso durante l'uso degli infiammatori, è il reishi o il Ganoderma lucidum, che è un fungo. I funghi recentemente sono entrati molto, diciamo, nell'uso di prodotti naturali per il benessere, perché sono dotati veramente di tantissime proprietà terapeutiche. In maniera specifica, il reishi attiva le cellule del Kupffer, che sono le cellule del sistema immunitario del fegato, che permettendole di presentare queste tossine meglio alle cellule epatiche, che così distruggono più facilmente queste tossine. E inoltre il reishi, grazie a, diciamo, il suo effetto antiossidante, è in grado anche di proteggere le cellule epatiche dal danno ossidativo e far sì che possa sopportare meglio un maggior superlavoro causato appunto dall'uso delle, per esempio, questi farmaci antinfiammatori.